e delle Vastese, l'operaio di 63 anni disperso nel grave incidente avvenuto 60 km al largo delle coste fra Pesaro ed Ancona sulla piattaforma Eni Barbara. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un uomo di San Salvo, EB le sue iniziali, che al momento dell'incidente alle 7.45 circa stava manovrando la gru per imbarcare un bombolone di azoto. A quel punto il mezzo si sarebbe staccato dalla struttura assieme alla cabina di comando, finendo così in mare ad una profondità di 30 metri. Da ore vanno avanti le ricerche dei sommozzatori che hanno individuato la gru, ma che non sono riusciti ancora a localizzare il corpo dell'operaio disperso. Nell'incidente poi sono rimaste lievemente ferite altre due persone che non sono però in pericolo di vita. Nella caduta infatti la gru ha colpito il mezzo navale di supporto alle piattaforme ormeggiato alla struttura, ferendo le due persone a bordo dell'imbarcazione della Ravennate e Bambini, poi elitrasportati all'ospedale Torrette di Ancona. Per le ricerche in mare dell'operaio abruzzese stanno operando tre sommozzatori dei vigili del fuoco di Ancona, giunti sul posto dell'incidente con i mezzi della Capitaneria di Porto, oltre ai sommozzatori da Teramo per il cambio turno, assieme ad un elicottero HH-139 dell'Aeronautica Militare. Il PM della Procura di Ancona ha aperto un'inchiesta e ha inviato i tecnici della Guardia Costiera e dei vigili del fuoco per il sequestro della gru.